To mark the 50th anniversary of Padre Pio's death and 100 years since he received the stigmata, Pope Francis visited the saint's birthplace, Pietrelcina, Italy. Greeted by the Archbishop of Benevento and the mayor of Pietrelcina, Pope Francis's first stop was the St. Francis Chapel, which contains the Elm of the Stigmata, the tree where Padre Pio first received his stigmata. Then he encouraged the people, drawing on the example of the saint, who endured a very difficult period in this town. In quei terribili momenti, Padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe riporre nel Signore. Al tempo stesso, considerando la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè essere sempre uniti in pace fra noi, la comunione fra noi, perché la comunione solo edifica e costruisce. Un paese che litiga tutti i giorni non cresce, non si costruisce, spaventa la gente. Additionally, he spoke about the lack of jobs in the town and the migration of the youth. He asked them to pray to the Blessed Mother for work while valuing the elderly. La popolazione invecchia, ma è un tesoro, eh? I vecchi sono un tesoro. Per favore, non emarginate i vecchi. Non immaginare i vecchi, no, i vecchi sono la saggezza. E che i vecchi imparino a parlare con i giovani imparino a parlare con i vecchi. Then the Pope went to St. Giovanni Rotondo, where Padre Pio spent his priestly ministry. Pope Francis first visited with the sick from the House of Relief of Suffering and John Paul II Hospital, who were prepared with open arms and selfie sticks. The community of the Capuchins met with the Pope, showing him to St. Padre Pio's body and the crucifix of the stigmata. As a memorial, Pope Francis left a stole for the exposition. Massive crowds waited for the Pope to celebrate Mass on the parvis of the Church of St. Pio. To them, the Pope directed a homily focusing on Padre Pio's three legacies: prayer, smallness, and wisdom. San Pio, a 50 anni della sua andata in cielo, ci aiuta perché in eredità ha voluto lasciarci la preghiera. Raccomandava: pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi. Piccoli sono quelli che hanno il cuore umile e aperto, povero e bisognoso, che avvertono la necessità di pregare, di affidarsi, di lasciarsi accompagnare. L'unica arma sapiente e invincibile è la carità animata dalla fede, perché ha il potere di disarmare le forze del male. San Pio ha combattuto il male per tutta la vita e l'ha combattuto sapientemente. After a full morning of honoring the recent saint, Pope Francis returned to Rome with a memory of all the events of the day.